Erika Foli, grazie. Grazie. Grazie di questa presentazione vivace, spumeggiante. E ovviamente grazie a voi e grazie ovviamente a Evolution che mi ha fatto questo invito. Mi è piaciuto molto il tema della comunicazione, in una ottica che poi è quella che effettivamente forse mi compete di più, cioè quello del ponte tra la biologia, essendo io un medico, e la biografia, essendo poi un medico psichiatra e quindi qualcuno che della biografia delle persone si occupa in primis. E quindi abbiamo immaginato con gli organizzatori di creare un intervento che vi conducesse, vi accompagnasse in qualcosa che magari vi può sembrare difficile o lontano dalla quotidianità e che invece accade anche in questo momento, e cioè la comunicazione cellulare. La comunicazione che per noi è una cifra dell'umano, è un codice della nostra umanità, sta bene chi comunica bene, le relazioni funzionano quando c'è comunicazione, la relazione col paziente è prima di tutto una relazione di comunicazione tra l'insegnante e l'allievo, tra il genitore e il figlio. Bene, questo aspetto che è estremamente umanistico, in realtà sempre più la scienza ci mostra che è anche biologico. E quindi il titolo dell'intervento, dalla comunicazione cellulare alle emozioni, dove l'architetto vibra nella forma che abita. Mi piacerebbe condurvi, e questo sarà anche un po' il tema dell'esperienza finale, a percepire questa nostra natura che è così particolare. E, da una parte ci crea molti problemi, dall'altra è il mistero più affascinante con cui ci dobbiamo confrontare, e cioè il fatto di essere costantemente l'oggetto e il soggetto, l'architetto e la sua opera, e nell'opera la sua coscienza e nella coscienza che guarda l'opera, l'opera stessa. E questa è comunicazione. E la medicina del futuro, che però è già presente perché avete sentito anche il collega dentista e il fisioterapista lo hanno già detto, si occuperà sempre di più, anche in termini scientifici, delle relazioni tra le cose, delle relazioni tra gli organi, delle relazioni tra le molecole, delle relazioni tra le cellule, delle relazioni tra la persona e se stessa, tra la persona e gli altri, tra la persona e il contesto. Sono le relazioni che decidono la forma delle cose ed è la forma che decide poi la struttura, non viceversa. Ma io cercherò di accompagnarvi in questo. Non c'è tanta diciamo visibilità, ma non importa, perché in realtà, anche se non leggete le diapositive, il viaggio lo facciamo insieme. La domanda l'abbiamo già in qualche modo espressa quando mi è stato posto il tema di questo convegno. È stata subito una sfida. Si può parlare allora di comunicazione in biologia? Si può dire che le cellule comunicano? Si può dire che i tessuti comunicano? E si può dire che noi possiamo comunicare con queste cellule, con questi tessuti, con il DNA, con la nostra parte che sembra così materiale, così fisica, e che vorremmo incontrare invece con quegli aspetti che di noi sono più psicologici, sono più interiori o addirittura per alcuni spirituali? Esiste un ponte che ci fa capire qualcosa di quel salto misterioso che c'è tra la nostra vita psichica, che è impalpabile e invisibile, e la nostra vita fisica? Sì, e la scienza lo sta esplorando da un po' di tempo. Quel ponte, lo vedremo, è fatto dalle emozioni. E naturalmente il medico, un po' come il filosofo, un po' come l'artista, perché in un certo senso la medicina non è una scienza esatta, è molto più arte che scienza. Diciamo, si avvale della scienza per occuparsi di un oggetto che non è mai riducibile alla scienza, che ha sempre un qualcosa in più, oltre al dato oggettivo. La medicina non può o non potrebbe fare a meno di chiedersi domande del tipo: ma che cosa siamo effettivamente? Siamo quell'insieme di pezzi e di organi che vengono indagati con gli esami per immagini o gli esami di laboratorio? Siamo quel grande mistero che le religioni e le filosofie da sempre cercano di interrogare, o forse siamo tutti e due?
Ed effettivamente siamo in un tempo nel quale, al di là che voi leggiate o meno, l'immagine mi piaceva molto, perché vedete che c'è una ragazza, in questo caso, il cui corpo sfuma a un certo punto in qualcosa che ha l'idea dell'onda, ha l'idea dell'essere impalpabile. E noi siamo effettivamente questo. Siamo forse uno scherzo della natura o un paradosso del creatore per chi ci crede, ma siamo un animale e uno spirito assieme, vincolati fortemente ai bisogni della materia, perché dobbiamo mangiare, perché dobbiamo respirare, perché dobbiamo bere dell'acqua, perché abbiamo bisogno di nutrire, alimentare, proteggere, custodire il nostro corpo, e al tempo stesso costantemente richiamati a qualcos'altro, a sognare, che è anche una delle ragioni per cui spesso le persone si ritrovano in occasioni come queste, perché magari hanno letto una parola in un libro o vogliono ascoltare una persona che sta dicendo qualcosa che forse li porterà a fare una scoperta. E la fisica oggi, la biofisica e la biologia di frontiera ritornano a questa idea di noi esseri umani sospesi tra il corpo e lo spirito, con il dualismo dell'onda e della particella. Tutta la realtà è di fatto costantemente sospesa tra l'essere materiale, e quindi avere una massa, avere delle dimensioni, e al tempo stesso essere immateriale, essere un'energia, un'onda che scorre. E noi siamo chiamati, ciascuno di noi in modo diverso, ma in fondo inevitabilmente tutti, prima o poi, a porci questa domanda, perché la vita ce la porrà, ci chiederà a un certo punto di assumerci il paradosso di essere, certo, esseri materiali che devono preoccuparsi della sopravvivenza, e al tempo stesso esseri immateriali che vogliono amare, vogliono sognare, vogliono creare, vogliono realizzare qualcosa. Questa è la storia della nostra vita. E quando arriva un sintomo, tra biografia e biologia c'è qualcosa di misterioso da trovare, che dia un senso a ciò che sta accadendo. Ed effettivamente il tema della comunicazione, cioè l'aspetto delle relazioni tra questi piani che sembrano così lontani, mente, anima, corpo, cellule, è oggi centrale nella medicina, nella scienza, nella ricerca. Perché? Perché la scienza ci ha mostrato, e già da un po' di tempo, che noi non siamo riconducibili semplicemente ai singoli pezzi. Noi certo possiamo studiare il funzionamento di un apparato, di un sistema, ma nel momento in cui noi lo scorporiamo dal resto dell'organismo ci stiamo ingannando. Noi studiamo il fegato o il cuore in sé per sé, ma in realtà non possiamo mai scinderlo da quello che accade in quel terreno, in quell'organismo di cui fa parte. Quindi in questo momento io sto parlando e voi mi state ascoltando, il vostro cuore batte, i vostri reni stanno filtrando l'urina, e in base alla temperatura dell'ambiente voi state autoregolando la vostra omeostasi termica, mentre in realtà mi ascoltate, tutto questo accade al di là di voi, al di là della vostra coscienza. Ed è assimilabile a un'orchestra in risonanza. Immaginate un'orchestra che è fatta di molti strumenti e questi suonano assieme una sinfonia. Naturalmente ciascuno di loro avrà una certa tonalità, una certa frequenza, ma l'ensemble, l'insieme, darà un'armonia se naturalmente suonano bene assieme. Quali sono i sistemi di comunicazione che possiamo conoscere oggi e che ci fanno veramente capire che la nostra salute, il nostro benessere è collegato più di tutto all'insieme delle relazioni? Sono questi. Allora, facciamo degli esempi. Linfociti, cellule del sistema immunitario. I linfociti hanno dei recettori sulla loro membrana, quindi ricevono dei segnali, e ad esempio ricevono dei segnali anche dal sistema nervoso. Una scoperta di diversi anni fa di Candice Pert, che poi aprì la strada alla psiconeuroendocrinoimmunologia, fu quella che i linfociti hanno sulla loro membrana recettori per le endorfine. Le endorfine, lo sapete, sono le sostanze che noi produciamo quando proviamo piacere, quando facciamo un'attività fisica che ci piace, ma anche quando amiamo, anche quando abbracciamo qualcuno, anche quando stiamo con un figlio o semplicemente a passeggiare con il nostro cane, o riceviamo un massaggio fatto bene. E quindi cosa significa questo? Le cellule o alcune cellule del sistema immunitario si regolano o vengono regolate in risposta a delle sostanze collegate al piacere.
Allora Candice Pert dice: ma c'è qualcosa che collega la psiche, la sensazione di benessere alle difese del tuo organismo. Altro esempio, relazione, non entro naturalmente in ciascuno di questi, potete ovviamente approfondirli, io ne ho scritto, ma anche tanti altri autori hanno scritto di tutto questo e hanno dato prove, validazioni scientifiche, io ve li accenno come uno spunto. Cuore e cervello, il cuore non è soltanto un muscolo che pompa, ma in realtà è una specie di secondo cervello, è anche una sacca di ormoni, produce neurotrasmettitori ed è collegato a delle strutture cerebrali e con il suo campo elettromagnetico è in grado di allineare i campi elettromagnetici delle altre cellule. Intestino e cervello, so che poi ho un illustre collega che ve ne parlerà, quindi proprio questo lo passo così, proprio lo accenno, ma noi nell'intestino abbiamo un altro cervello, un cervello primordiale che oltretutto è abitato anche appunto da ospiti preziosissimi di cui poi credo sentirete tante cose. Membrana cellulare, la membrana delle cellule, è un'area di comunicazione importantissima. Un esempio per tutti, le integrine e quelle che sono i rapporti di buon vicinato o cattivo vicinato tra le cellule. Sono delle proteine di membrana che fanno sì che la cellula percepisca che ha una cellula accanto e quindi smetta di proliferare per non invadere il giardino del vicino, sostanzialmente. Ma se non la recepisce, se non recepisce questo messaggio dell'integrina, prolifera e quindi trasborda nel giardino del vicino e diventa una cellula indifferenziata che chiamiamo maligna. Matrice extracellulare, il medium, il brodo nel quale le cellule stanno, che è fatto ovviamente di acqua, ma anche di minerali, è fatto di sostanze e regola il pH e regola lo stato di acidosi o invece viceversa lo stato di buon compenso idroelettrolitico. E anche questo ovviamente porta il messaggio a tutto il corpo. È come se fosse un brodo che in tutto il corpo regola l'intake o l'uptake o la perdita dei minerali. E pensate quando noi introduciamo delle sostanze, cosa succede alla matrice extracellulare, quando noi siamo infiammati o viceversa invece detossifichiamo. E poi anche all'interno del cervello abbiamo delle strutture, abbiamo delle aree che parlano tra loro e che fanno cose diverse. La corteccia prefrontale in particolare, che è quell'area delle cosiddette funzioni mentali superiori, l'appartenenza, la condivisione, la coscienza, attribuire un significato alla tua vita, riflettere, essere empatico, che deve dialogare con il cervello limbico, istinti, bisogni, paure, pericoli, reazioni. La vita psichica è uno sforzo costante di simbiosi tra una parte razionale e una parte irrazionale, tra una parte che guarda al sublime e un'altra parte che guarda invece alle cose della sopravvivenza. E anche questa necessita di comunicazione. Quando c'è un trauma, per esempio, il sistema limbico va in allerta, smette di comunicare con la corteccia, invade di fatto le funzioni della corteccia e prende il sopravvento e la comunicazione non c'è più, non puoi più attribuire un senso a ciò che ti è accaduto, ma a ciò che ti è accaduto continua a riproporsi come se fosse ancora presente. Questo è il trauma. E poi il ruolo del tessuto adiposo, pochi lo sanno, ma il tessuto adiposo non è inerte. Produce ormoni, raccoglie sostanze, anche i farmaci, e regola il metabolismo dell'insulina, che è collegato alla situazione infiammatoria e probabilmente anche alla cancerogenesi. Questi sono solo esempi perché voi abbiate l'idea che tutto quello che sta accadendo dentro di voi è un'orchestra che sta cercando di suonare assieme, e finché suona assieme in polifonia armonica va tutto bene. Quando questa armonia per qualche ragione perde dei colpi, allora si presenteranno dei malesseri, si presenteranno dei sintomi. E quanto conta il ruolo di quella che noi chiamiamo psiche, o per meglio dire inconscio? Conta tantissimo. Un esempio per tutti, l'effetto placebo, che è un effetto a mio modo di vedere straordinario, bellissimo, tutti i medici dovrebbero occuparsene, perché vuol dire che sapete che l'effetto placebo lo si valuta anche rispetto a un farmaco, no? Un farmaco deve essere efficace più del 30%, in più del 30% dei casi, perché nel 30% dei casi è efficace anche l'acqua, cioè 3 persone su 10 prendono l'acqua e stanno meglio e sentono che il sintomo si riduce. Vuol dire che 3 su 10 sono capaci di intervenire sulle condizioni del loro medium interno semplicemente con l'intenzione, e questo è straordinario. Lo sapete che hanno fatto degli studi, la pastiglia rossa,
più rispetto a quella blu è ritenuta più efficace, ma se ti devi rilassare preferisci la blu, perché il blu lo colleghi al rilassamento. L'iniezione è più potente dello sciroppo. Perché? Perché la credenza comune diffusa è che se fa male è più efficace. E quindi l'iniezione è più efficace. E così via. Allora, oggi sempre di più le scienze ci dicono che noi siamo effettivamente un campo emotivo ed energetico, e che questo campo informa, cioè dà una forma alla struttura. Ma che cos'è la forma? La forma non è altro che quel qualcosa in più rispetto alla somma degli elementi. Voi pensate, fate un buon risotto, per esempio alla milanese, e poi lo impiattate. La forma sta in come lo impiattate. Gli ingredienti sono gli stessi, ma se lo buttate in un piatto a caso o se gli create una forma curata, fa tutto un altro effetto, anche ai vostri recettori gustativi. Allora, cosa vuol dire? La forma è quel quid in più che viene dalla coscienza e che viene dall'esperienza della bellezza e della cura. Questa ha un'azione sul nostro sistema biologico. E questo lo sapevano i fisici già ai primi del Novecento. Bohr, tanto per citarne uno, Wheeler, Feynman. Cosa dicevano? Dicevano: la fisica dei quanti ci fa vedere l'universo non come un insieme separato di oggetti, ma bensì come una rete nella quale oggetti che sono in realtà anche onde, quindi non così materiali, si relazionano tra loro. Ed è dalla relazione tra questi enti che deriva ciò che noi vediamo, non puramente dalla loro fisicità. E pensate che uno scienziato che poi è uno dei più accreditati, Robert Lanza, che ha scritto anche diversi libri, che studia le cellule staminali, si accorge che se si prendono delle cellule staminali totipotenti, quelle che vengono dall'embrione, e si lasciano in una piastrina di Petri, senza particolari fattori di differenziazione, semplicemente col nutrimento, le si lasciano crescere così, diciamo spontaneamente, cosa succede? La prima cosa che fanno, lo dice lui proprio nel suo testo, biocentrismo, è di formare neuroni, cioè cellule che sono in grado di recepire che cosa? Stimoli elettrici, energia. E questi neuroni, questo rudimento di neuroni, cercano di assemblare una struttura visiva. Quindi la natura, lasciata alla crescita spontanea, cerca di creare un occhio. E cosa serve l'occhio? A guardare, cioè a diventare coscienti, a creare relazione. E quindi la nuova biologia, la nuova fisica e quindi la nuova medicina, che poi non sono nuove in realtà, semplicemente ritrovano quello che già si sapeva nella filosofia, però in qualche modo danno alla mente razionale la validazione che cerca. Cosa ci dicono? Che i meccanismi di regolazione della vita, cioè quel che ognuno di noi cerca, che cercavano anche gli alchimisti, l'elisir di giovinezza, di longevità, di benessere, sta in queste relazioni che sono più di tutto legate alla coscienza, cioè al fatto che quell'orchestra che sta suonando in risonanza si autoregola, come i musicisti che certo sono guidati dal direttore dell'orchestra, ma in realtà si sentono l'uno con l'altro e vanno assieme. E quindi andiamo verso un concetto di coscienza che è ben oltre il conscio, perché non è la tua mente pensante, quella che dice io, ma è un sistema di elementi che in realtà tu neanche conosci, ma che si stanno autoregolando assieme, che suonano assieme e cercano di adattarsi, di essere flessibili gli uni con gli altri. E nel funzionamento mentale questo lo si vede quando voi, per esempio, avete l'esperienza del déjà vu. Vi è mai capitato? A tutti capita prima o poi, ed è interpretata in mille modi, le vite precedenti, cose meravigliose e affascinanti, ma dal mio punto di vista ancora più affascinante l'interpretazione che si può dare nei termini quantistici. Allora, nei termini quantistici il déjà vu è semplicemente una fuga di notizie, un momento in cui per un attimo si apre uno spiraglio su quello che di solito accade senza che tu te ne renda conto nel tuo cervello. Cosa fa il cervello? Raccoglie stimoli elettrici. Quando anche noi vediamo qualcosa, non è che vediamo quella cosa lì, noi veniamo raggiunti sulla retina da impulsi elettrici, mica da forme. Questi impulsi arrivano alla corteccia occipitale e la corteccia, in maniera assolutamente platonica,
Vi ricordate il mondo delle idee di Platone? La corteccia è platonica. Cosa fa? Collega questi impulsi elettrici a delle forme che, dice lo scienziato, non sappiamo da dove vengono. Forse ci sono già. Come del resto l'universo è regolato da proporzioni, il pi greco per esempio. Basta una cifra in quei decimali dopo la virgola diversa e non ci sarebbe questo universo. E Einstein infatti lo diceva, Dio non gioca dadi con l'universo, perché ci sono delle proporzioni costanti. Non possono essere casuali. La scienza dice no, non può più dire che sono casuali, non ce la fa più a dirlo. E quindi nella nostra mente cosa succede? Che c'è una fase in cui gli stimoli arrivano. E queste forme che vengono da una coscienza che possiamo chiamare in tanti modi anima, Dio, come volete, o anche semplicemente coscienza, intelligenza cellulare, se siete più meccanicisti, le riassume, riassume quegli impulsi in una forma. Questo processo prende un tempo X che è molto rapido, stiamo parlando di millisecondi. In quell'intercapedine non c'è ancora una forma, ci sono stimoli che stanno prendendo forma. Ecco, il déjà vu accade in quell'intercapedine. Per un attimo il processo diventa conscio e tu hai la sensazione di averlo già visto, anche se non l'hai già visto, ma forse l'hai già visto. Cioè stai recuperando da qualche parte una forma da attribuire a quegli impulsi. E i fisici lo chiamano sovrapposizione quantica e collasso della funzione d'onda, cioè hai una forma che viene sovrapposta all'impulso e viene fatta collassare, cioè l'impulso che ti arriva diventa quella cosa lì. E capite che questo apre un tema incredibile allora su che cos'è la comunicazione dentro di noi e anche su come funziona il cervello, perché sappiamo che il nostro cervello solo nel 10% funziona dal punto di vista conscio, il resto sono funzioni inconsce che comunicano tra loro a un livello molto più profondo. Ma questo l'aveva già capito Assagioli, la psicosintesi, tanto per citare una fonte, ma potremmo andare indietro nel tempo, potremmo andare in Oriente come in Occidente, persino nella Grecia presocratica. L'idea che abbiamo un conscio, un inconscio e probabilmente un superconscio, che poi si collega, credo che ne parlerà poi uno dei relatori, all'inconscio collettivo e quindi al gruppo, alla società. E allora questo sistema, questa materia è tutt'altro che inerte. Questa materia vibra, questa materia è comunicazione costante tra sistemi a più livelli. E che cos'è stare bene? Che cos'è la salute? È una specie di danza, è una specie di canto, è una musica fatta di questo continuo rimpallarsi, di questo continuo dialogo di sistemi. Tant'è che al CERN di Ginevra, dove ho avuto la fortuna di andare, c'è la statua di Shiva danzante, che è stata donata dall'India al CERN, proprio per rappresentare la danza costante delle particelle che è fuori di noi, dentro di noi. E quindi, questo ve l'ho già detto, e quindi qui c'era una bella immagine dove si vede che una particolare della Cappella Sistina è sovrapponibile a un dettaglio del cervello, in particolare della corteccia prefrontale. Magari è un caso, magari no. Ma l'idea qual è? Che le relazioni, qui c'era la relazione tra Dio e l'uomo che si toccano con un dito, ecco, la relazione tra la forma e lo spirito è quello che ci serve per stare bene. Allora a questo punto il medico che è in me dice, va bene, ma come faccio in pratica? Cos'è che mi fa arrivare lì, in quella zona misteriosa, a quel confine sottile tra i due mondi? Finora una delle cose migliori, non dico l'unica, ma sicuramente una delle migliori che abbiamo trovato sono le emozioni, perché le emozioni sono un ponte effettivamente tra la mente e il corpo, accadono in qualche modo nel tuo corpo e anche nel tuo cervello. Tu le riconosci come un evento psichico, ma noi sappiamo oggi che hanno dei correlati a livello cerebrale, a livello chimico, a livello fisico. Cioè esiste una chimica della rabbia che è diversa dalla chimica della gioia. Esistono delle vie di scarico fisiche delle emozioni che rendono ragione del fatto che, per esempio, quando sei agitato ti viene mal di pancia o mal di testa, quando sei arrabbiato poi ti viene il mal di stomaco, a seconda ovviamente di quello che ci ciascuno ha come pattern, e adesso qualcosa vi spiegherò.
La medicina delle emozioni ha cambiato anche il mio modo di fare medicina. Sono stata fortunata perché l'ho incontrata quando ero una specializzanda, quindi diciamo che ho potuto imprintare il mio percorso abbastanza presto in questo senso. E in quell'epoca si cominciava a conoscere bene il cervello emotivo, il cervello limbico, questo sistema che è legato agli istinti, è legato a quelle che sono proprio le nostre inclinazioni più animali, più primitive, le emozioni di rabbia, di paura, di gioia, di disgusto e così via, emozioni primarie, e prima ancora gli stati somatosensoriali del bambino piccolo, caldo, freddo, vuoto, pieno, fuori, dentro. Questo sistema che non capisce le parole, però guarda caso è anche la sede dei sistemi di regolazione ormonale, ipotalamo e ipofisi. Allora, questo cervello limbico, questo cervello emotivo che condividiamo anche coi mammiferi, che in un certo senso è animale, fa da ponte tra quella che è stata la vita emotiva degli esordi e la regolazione vegetativa, ormonale, immunitaria del nostro corpo. La medicina delle emozioni dice: se vogliamo andare a lavorare su un sintomo dobbiamo comunicare con questo cervello, il quale, guarda caso, non capisce bene le parole. Cosa capisce? Il tocco, le immagini, i suoni, gli sguardi, i colori e così via. Tutto ciò che è non verbale, tutto ciò che è corporeo. Tanto per farvi un esempio, uno studio di qualche anno fa, finlandese, ha intervistato un campione molto alto di persone a cui erano state fatte vedere delle immagini a carattere emotivo diverso, quindi che potevano evocare la rabbia piuttosto che la tristezza, l'amore piuttosto che la paura, ed è stato chiesto loro di dire come sentivano il corpo, e poi sono stati anche misurati dei parametri di temperatura corporea, di pressione, frequenza cardiaca, e potete vedere che le emozioni colorano il nostro corpo in modo diverso. Guardate in alto, vedete in mezzo la gioia, tutto rosso, testa e cuore gialli, quindi caldo e sensazione di espansione. Guardate per esempio subito sotto, depressione, tutto blu e addirittura nero nella parte centrale. E notate bene che per esempio la gioia è in grado di coinvolgere tutto il corpo, persino più dell'amore. L'amore, lo vedete in basso, coinvolge più o meno fino alle gambe, la gioia invece tutto il corpo. Quindi le emozioni producono esperienze e percezioni del corpo differenti e anche parametri fisiologici diversi. E oggi lo sappiamo, 2018 abbiamo avuto la conferma anche validata di quello che noi clinici sapevamo, e dove c'è una correlazione tra i parametri immunologici e la vulnerabilità allo sviluppo di patologie autoimmuni e lo stress infantile, soprattutto nei primi anni di vita, cioè soprattutto nelle fasi in cui le parole non erano ancora così presenti, cioè i primi 2 anni di vita. E ne abbiamo la conferma. E noi lo sappiamo quante malattie autoimmuni che insorgono collegate a storie di traumi. Perché questo? Perché le emozioni scaricano nel corpo e noi oggi conosciamo le vie di scarico, cioè sappiamo esattamente come le emozioni possono scaricarsi nel corpo perché studi di neurofisiologia ce l'hanno mostrate. Abbiamo delle vie di scarico precise, muscolatura striata, cioè la muscolatura volontaria, quella che noi muoviamo. Se una persona scarica prevalentemente l'ansia collegata alle emozioni che reprime, che non riesce a esprimere, con cui è a disagio, in quella via a cosa va incontro? Al coinvolgimento muscolare, quindi i dolori cronici, le algie croniche della schiena, della cervicale, ma anche la fibromialgia, diagnosi tanto frequentata, si collega soprattutto a scarico nella muscolatura striata di fattori emotivi. Muscolatura liscia, cioè quella dei visceri, se una persona scarica prevalentemente le emozioni con cui è a disagio e l'ansia collegata al fatto di provare un disagio nella muscolatura liscia, chiaramente colon irritabile, ma anche ipertensione, asma che insorge in età avanzata, problemi vescicali,
tanto per fare degli esempi. E così potrei andare, ci sono 4 vie di scarico riconosciute, solo per farvi un esempio, queste cose le insegno ai medici, quando i medici le apprendono le usano nella loro pratica, perché naturalmente non è detto che uno non debba usare anche un farmaco, ma è molto diverso comprendere e cominciare a comunicare con quel sistema a partire dal fatto che si comprende che cosa sta avvenendo in quel sistema, quindi in quella famosa orchestra, qual è lo strumento che sta facendo fatica a seguire la polifonia dell'insieme. E quindi l'idea è che in realtà noi possiamo fare una sorta di riconoscimento di quello che ci accade e poi abbiamo uno strumento fondamentale che non è soltanto appannaggio della poesia e della letteratura, ma la scienza studia, che è il cuore, che è il più grosso magnete del nostro corpo. Quindi ha un campo magnetico 5.000 volte più ampio di quello prodotto dal cervello, che si misura con l'elettrocardiogramma, banalmente, in realtà. Cosa fa questo? Come un magnete allinea, nel momento in cui entra in coerenza, si dice, cioè nel momento in cui il cuore può funzionare bene nella variabilità della sua reattività, noi abbiamo bisogno di avere un cuore vivace. Si stima che la variabilità cardiaca si riduca man mano con l'età, finché non arriviamo prossimi alla morte e non c'è più variabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi non siamo più capaci di essere flessibili, di accelerare o decelerare in base ai bisogni della vita. Se questo cuore accelera e decelera, un po' come un danzatore, in maniera armoniosa, creando quell'onda che vedete là in alto, che è in quella figura in alto, quella in basso, che vedete che è abbastanza armoniosa, quando il cuore è così si dice che è in coerenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che la comunicazione tra il sistema parasimpatico e il sistema simpatico, che sono un po' il freno e l'acceleratore, il parasimpatico è quello del riposo, il simpatico è quello invece dell'azione, il gioco tra freno e acceleratore è abbastanza bilanciato. Tu puoi attivarti e riposarti, puoi attivarti e puoi calmarti e lo riesci a fare abbastanza armoniosamente. Il cuore ha un campo elettromagnetico buono, questo campo elettromagnetico è il più grosso di tutto il corpo, allinea tutto e quindi quella famosa orchestra suona in sinfonia come se fosse uno. Se questo non accade, ovviamente qualcosa comincia a stonare. E quali sono i fattori più importanti perché questo accada? Le emozioni. In uno stato di benessere emotivo, la coerenza cardiaca è molto più presente. Cioè c'è uno stato di maggiore regolazione. Sistema nervoso enterico lo lascio al collega, ma ovviamente risente, ha addirittura dei neuroni che sono staccati dal sistema nervoso centrale e risente completamente degli istinti, della relazione con le emozioni primordiali. Del resto la medicina cinese lo sa, quando collega i problemi del colon alla rigidità e alla paura del lasciare andare la parte istintiva. E quindi noi abbiamo un sistema che è un sistema nervoso integrato, che tra l'altro segue delle leggi che sono anche quelle della geometria aurea, l'ho messa lì, quindi segue delle proporzioni che sono ben al di là del caso, e questo sistema regola tutto quanto. È quello che ci permette di essere flessibili o rigidi, è quello che ci permette di rispondere a uno stress senza averne un danno e quindi essere, come si dice, resilienti, oppure no, è quello che ci permette di relazionarci con l'ambiente a seconda di come noi ci siamo strutturati in modi diversi. E come ci siamo strutturati, anche le vie di scarico, da cosa dipendono? Ovviamente dalle esperienze della prima infanzia, perché noi non nasciamo con un sistema nervoso maturo, noi non nasciamo con la capacità di camminare o di parlare già pronta, ma la dobbiamo strutturare a partire da che cosa? Dall'esperienza che abbiamo fatto con chi ci ha accudito. Quanto erano capaci di comunicare con noi e dentro di sé i nostri genitori, tanto più ce l'hanno insegnato. E così il nostro sistema nervoso, teoria polivagale di Porges, il nostro sistema nervoso ha 3 chance. O continua a usare meccanismi primitivi, sistema cosiddetto dorso vagale, di fronte allo stimolo si blocca, si immobilizza e non reagisce più. L'animale che si finge morto quando non ha chance. Ed è il sistema che il bambino inizialmente può usare. Pensate a un bambino molto piccolo, non parla e non cammina. Di fronte a un pericolo cosa può fare? Immobilizzarsi. Se non è stato aiutato e non è stato contenuto, rimane questa traccia nel sistema nervoso, a cui si può risalire.
Mano a mano che le cose cambiano, nel senso che c'è un'evoluzione, può muoversi, può agire. Sistema simpatico, reazione di attacco-fuga. Di fronte agli stress della vita, aggredisco oppure scappo. Le persone cosiddette reattive. Dopo il 18° mese di vita, se è accudito con una certa buona, almeno si dice il 30% delle interazioni, si stima, sono risonanti, scopre una cosa meravigliosa che è proprio il tema di oggi, che si può comunicare e che la comunicazione cambia il tuo stato, anche se stai male, se c'è qualcuno che è lì vicino a te, che ti guarda, che è presente, tu stai un po' meno male e pian piano stai un po' meglio. Questo è il sistema ventrovagale, sistema cosiddetto di coinvolgimento sociale. Scopri che di fronte a uno stress puoi fare una cosa straordinaria, comunicare con qualcun altro e chiedere aiuto, e questo cambierà le cose. Ma il bambino lo sviluppa solo dopo il 18° mese di età. Vuol dire che fino al 18° mese chi deve fare questo? Chi deve essere il regolatore del suo sistema nervoso? Chi lo accudisce? Se non riesce a farlo, ovviamente lascerà un'impronta che sarà nelle vie di scarico delle emozioni nel corpo. Questo ve l'ho già raccontato. E quindi per ciascuno di noi le origini di tutto questo stanno nel primo viaggio, la gestazione, e poi i primi 2 anni di vita. Ed è per questo che appunto tu, Simone, parlavi di genetica, perché nel nostro sistema nervoso centrale e in come scarichiamo le emozioni nel corpo ci sono le impronte dell'accudimento che abbiamo ricevuto. Ed è per questo che possiamo comprendere quale tipo di comunicazione accade dentro di noi e magari anche trasformarla. Noi sappiamo che il nostro DNA non è una struttura rigida, in realtà, solo il 7% circa produce effettivamente, codifica effettivamente per i geni cosiddetti, il resto sono sequenze regolatorie. Cioè sequenze che regolano lo spegnimento o l'accensione, cioè la sintesi proteica di quei geni, in base a cosa? In base all'ambiente. Di cosa è fatto l'ambiente? Aria, acqua, cibo e ambiente umano, emozioni, relazioni, comunicazione. La madre in gravidanza con le sue emozioni, uno studio finlandese, anche quello di qualche anno fa, interviene, influenza degli RNA, microRNA, che sono regolatori del DNA di quel feto. Nello spermatozoo ci sono quei microRNA, quindi anche lo spermatozoo porta una informazione di regolazione, questa resterà impressa sia da parte della madre che del padre nel feto fino alle 3 generazioni successive, tanto per farvi degli esempi. E poi, per esempio, a 6 settimane di gravidanza, vi ricordate il film Lucy di Luc Besson? Quando lei prende quella droga e le si apre completamente la funzione cerebrale? Beh, quella sostanza esiste, si chiama 6-carbossi-3-tetraidropterina sintasi, è prodotta anche da animali, ma è prodotta dalla madre a 6 settimane di vita del feto. Rappresenta il potenziale, è il momento in cui il cervello in formazione e quello che viene chiamato connettoma, cioè l'insieme delle strutture nervose, cioè la comunicazione, è al massimo potenziale, quindi è massimamente condizionabile in gestazione. Poi, una volta nato, per i primi 2 anni il piccolo bambino non avrà l'ippocampo maturo, non potrà immagazzinare in memorie che potrà raccontare le storie della sua vita. Chi le immagazzinerà? Il sistema nervoso centrale, i connettivi, il corpo, sotto forma di memorie di regolazione o disregolazione di quei sistemi che formano l'orchestra. E quindi tutto quello che di nuovo sappiamo sul DNA, e cioè che è un'entità che non è determinata in maniera meccanicistica e stretta, ma che è in qualche modo plasmabile dall'ambiente e che è un'entità anche vibrazionale, come vibrazionali sono le proteine, come vibrazionali sono le cellule, come vibrazionali siamo noi, sta cambiando l'approccio. Questo è soltanto un gioco, ma neanche così tanto un gioco. Da una parte i rosoni delle chiese, in mezzo le eliche di DNA viste dall'alto, e dall'altra parte le frequenze cimatiche di vocali in acqua. Sapete che la cimatica è quella scienza che studia l'effetto che il suono ha sulla materia. E come vedete c'è una corrispondenza straordinaria. Quindi noi siamo degli esseri che veramente sono a metà
tra la materia e qualcos'altro. E quello che oggi sappiamo essere più forte, più potente nel plasmare tutto questo e anche essere lo strumento che noi abbiamo più potente per trasformare queste impronte è la relazione che è basata sulla comunicazione. Infatti ho messo lo sguardo, il tocco, la corrispondenza. La comunicazione che funziona non necessariamente è buona, non necessariamente è esente da conflitti, ma vuole la risonanza, vuole che in alcuni momenti i due strumenti suonino assieme. Allora si riparano anche i traumi. E quindi è vero che siamo il nostro non genoma, epigenoma, cioè siamo quello che il nostro DNA esprime, ma quello che il nostro DNA esprime è collegato al nostro connettoma, cioè all'insieme delle comunicazioni nervose. Ma che cos'è l'insieme delle comunicazioni nervose? L'espressione dell'amore con cui siamo stati cresciuti e anche dell'amore che possiamo dare a noi stessi o ripristinare. E quindi il segreto dei segreti, la sostanza universale, il cordone ombelicale tra noi e la vita è l'amore, inteso come relazione, inteso come possibilità di comunicare. L'amore è quello che ti fa stare in una condizione difficile anche se è difficile. Amore è quello che ti fa permanere in una condizione dolorosa anche se è dolorosa, cioè ti permette di relazionarti con qualsiasi cosa, di esserci. E quindi arriviamo alla parte finale proprio della mia relazione, che getta un ponte, penso, anche verso le relazioni successive. Se l'amore è relazione, pensate al bambino. Il bambino vuole relazionarsi con tutto, vuole incontrare tutto, mette tutto in bocca. Magari ti vede e non si preoccupa dell'educazione, ti mette un dito nel naso, poi se lo mette in bocca. Cioè vuole incontrare. Ora, non è che noi per forza dobbiamo fare questo, ma l'idea è di espandere la possibilità di comunicazione con il diverso, con quello che magari ti sembra lontano, con quello che ti sembra difficile, con la cosa che ti sembra proprio che non puoi tollerare e così via, fino ad arrivare a essere pienamente ciò che noi siamo, e ce lo dice la fisica quantistica, resti umani di una stella. Cioè galattici, cosmici, il nostro carbonio e il nostro idrogeno non sono diversi da quelli del famoso Big Bang, ammesso che tutto sia iniziato dal Big Bang e non sia iniziato anche prima. I nostri campi elettromagnetici, vedete, quello del cuore, sono simili ai campi elettromagnetici della Terra, sono simili alle forme del globulo rosso, della mela, delle galassie. C'è sempre una forma che ritorna, che si chiama toroide, è una forma particolare, che ci fa vedere l'analogia, quella che Bohm chiamava universo olografico. Ogni tassello rappresenta l'immagine, nel piccolo come nel grande, di un unico senso. E quindi dentro di noi ci sono le stelle, c'è l'oceano, pensate, liquido amniotico e acqua salata, acqua di mare, c'è la rugiada, c'è il suono. Voi non lo sapete, ma se si amplifica a livello sonoro quello che è emesso da una cellula, si sente un suono. Carlo Ventura a Bologna ha fatto questo studio sui lieviti, lo potete trovare anche in internet. Un lievito vivo emette un certo tipo di suono, un lievito che sta morendo ne emette un altro. Prendete il campo elettromagnetico, le famose onde che avete visto di coerenza cardiaca di una persona che ha un problema cardiaco o di una persona che non ce l'ha, creano suoni diversi, sono frequenze diverse. E poi il grande mediatore di tutto questo, che è dentro di noi, l'acqua, di cui noi siamo fatti, da quando siamo piccoli anche quasi fino al 90%, e poi man mano 70, 80, 60%. Il mediatore che porta queste informazioni, il grande comunicatore dell'organismo. 1937, Saint-Georges, premio Nobel. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di alternativo, se così volete. Cosa dice? L'acqua ha un campo elettromagnetico. L'acqua non è soltanto una molecola inerte, vibra. E tra l'altro questo campo elettromagnetico è la matrice della vita. Perché? Perché trasmette informazioni. Le molecole d'acqua si congregano come in cristalli, come i diapason, vibrano e mediano l'informazione. E quindi sotto a tutto quanto c'è un'entità immateriale
suono, ma lo dicevano le scritture, no? In principio era il verbo, che abita la materia, dalle stelle ai ghiacciai. Avete mai sentito il suono dei ghiacciai? Di notte si contraggono per il freddo, la mattina quando il sole sorge, a mezzogiorno, quando è a picco, si lasciano andare. Quando si lasciano andare, rilasciano acqua, suonano. Suonano più o meno come le balene. E anche le cellule suonano. E le cellule trasmettono frequenze, studi di Montagnier, studi di Gergiev, studi di Poponin, validati, riconosciuti, ci spiegano questo. E quindi arriviamo al momento esperienziale che vorrei fare con voi. Cos'è che nutre di più, visto che abbiamo questa natura? Cos'è che ci aiuta di più ad arrivare a quel confine sottile, che è la comunicazione più profonda tra noi, intesi come un ego, come un io, e quel mondo di cellule, quel mondo di DNA, quel mondo di materia, che ha una sua coscienza così connessa al resto del mondo? I canali che permettono più di tutti di valicare le resistenze e i confini della razionalità. Il profumo, il suono. Ve l'ho già raccontato, arriviamo qua. Quello che vorrei provare a fare con voi è di creare un connettoma, prima di tutto. Esattamente, avete visto Avatar? Lo ricordate, Pandora? Ma i registi sono dei visionari, ma non inventano le cose, si documentano. La micorizia, le radici dei funghi, è come Pandora. Il fungo che voi cogliete sotto ha delle radici che entrano nel terreno e si propagano e creano un unico organismo. Il connettoma dentro di noi è fatto così, riflette il tipo di relazioni e il tipo di comunicazione che abbiamo avuto. Quindi provate, se volete ovviamente, a prendere per mano chi avete vicino, creiamo un connettoma. E ricordatevi anche che il tatto è il senso più diffuso che abbiamo. Tu puoi chiudere gli occhi e non vedere, puoi tappare le orecchie e non sentire, ma il tatto è ovunque. Il tatto sopravvive anche nelle persone cieche, il tatto sopravvive anche quando stai molto male, perché il malato a letto vuole che qualcuno lo tocchi, perché allunga la mano, anche se è in agonia, perché è il primo ricordo di quando sei uscito da quel ventre e qualcuno, si spera, ti ha preso in braccio, ti ha toccato. Quindi adesso cominciate a tornare lì, cominciate a ritornare a quella sensazione. Anche perché a livello cerebrale il tatto è il più rappresentato nella corteccia, quello che dà più informazioni. E poi abbiamo detto il profumo. Perché i mistici, quando sono in estasi, sentono profumi? Perché quando avvengono miracoli, si dice era in odore di miracolo? Perché qualcosa di molto profondo, di molto antico sta nei profumi. Quindi, se volete, ricordate un profumo. Riportate alla vostra memoria, chi ha avuto figli, per esempio, ricorderà, e magari con nostalgia, il profumo del piccolo, profumo di latte, profumo di qualcosa di inebriante, sottile. Ma potete scegliere anche il profumo di un fiore, potete scegliere il profumo del mare, che ce l'avete qua vicino. Quello che volete. E cominciate a richiamarlo. E quindi stiamo facendo una sinestesia, cioè uniamo più sensi, il tatto, il profumo. Qualcuno di voi ha già chiuso gli occhi, e va bene. E allora, visto che chiudete gli occhi, chi vuole li chiude, chi non vuole può anche continuare a tenerli aperti, ma cominciate a ricordare uno sguardo che sia stato per voi uno sguardo di accoglienza. Un qualcosa del tipo, che bello che ci sei, sono contento che ci sei, che è l'unica cosa che servirebbe a un bambino quando arriva, l'accoglienza. Perché l'essere quando arriva vuole l'incontro, vuole semplicemente essere riconosciuto, riconosciuto nel suo essere, non sottoposto ad aspettative particolari, semplicemente il fatto che ci sia va bene. Non lo sapete in questo momento, ma state facendo una regolazione del sistema nervoso attraverso i sensi, una sinestesia, che va a mettere insieme l'orchestra. E se qualcuno prova delle emozioni, vedo che qualcuno ha gli occhi lucidi o si commuove, va benissimo, lasciatele muovere,
Le emozioni sono figlie delle prime esperienze di connessione, delle prime esperienze di comunicazione e per fortuna esistono e continuano a permanere in qualsiasi momento, non importa cosa vi è successo, non importa la vostra storia, non importa il vostro passato. Sono quindi il tocco, il profumo, lo sguardo. E cosa manca adesso? Il gusto. Vi trovate la sensazione di qualcosa che è sceso dentro di voi, un cibo buono, un gusto buono, che sarà andato a dare un'informazione al cervello dell'intestino, di cui poi sentirete parlare, e gli ha detto: ti nutro bene. Sei nutrito sia fuori che dentro di te. State in questa sensazione, cercate di approfondirla il più possibile. Più la approfondite e più state completamente inebriati dalla sensorialità e più la vostra orchestra suona in sinfonia, appunto sinfonia. E tra poco manca l'ultimo dei sensi, l'udito, cioè il suono, che è anche quello che crea. E allora una cosa semplice, che non vi richiede troppa fatica, ma che è pregna di significato, è quella tra poco, tra qualche istante, di provare a dire il vostro nome, che vi piaccia o non vi piaccia, è quello che vi hanno dato. Ed è stato il primo atto di riconoscimento del vostro esistere in questa esistenza, in questa dimensione. E quindi, quando voi lo riaffermate, i fisici russi che hanno studiato il DNA dicono che il DNA è come un alfabeto e risponde alle parole. Quando tra poco vi inviterò, naturalmente chi vuole, a pronunciarlo ad alta voce, quando lo pronuncerete, fatelo con l'intenzione di dire: ci sono e questo è il mio posto e sto qui e mi sento di poterci stare. Cioè fate quell'atto che dovrebbe essere quello che segna il benvenuto alla vita, e magari non è stato così per tutti, non importa, fatelo adesso in modo tale che quell'orchestra abbia il là per cominciare. Adesso è ben pronta, allineata, e se volete al mio tre, ad alta voce, dite il vostro nome, che è dire sì alla vita, sì ci sono, e questo punto suono insieme a questa orchestra, che è fatta da tutti i piani del mio organismo, dalle persone intorno a me, dalla società in cui sono, mi prendo il mio posto, suono la mia nota. Uno, due, tre. Mi piace sempre quando lo faccio, sentire questo suono che si armonizza, grazie. E quindi avete appena fatto un piccolo esercizio di autoregolazione, che potete ripetere quando volete, anche tutte le mattine, per iniziare la giornata, e che fa parte di un modo di curare nuovo, diciamo, ma non nuovo in realtà, che si occupa di riparare le impronte che noi portiamo dai tempi precoci della nostra vita, di nutrire il corpo spirito, il cervello, perché suono e olfatto nutrono il cervello, e l'anima, e magari anche l'ambiente intorno, perché ovviamente poi il effetto di voi sull'ambiente cambierà, verso una salute globale. E voglio chiudere, anche se non si vede tanto bene, però vi dà l'idea, avete fatto un'esperienza di sinestesia e forse l'occhio di Dio riesce a guardare in sinestesia.
forse l'occhio di Dio è quello che riesce a vedere le cose tutte assieme, in tutti i loro piani, e per qualche istante è quello che noi riusciamo a cogliere in quei momenti magici in cui poi ci sentiamo diversi. Probabilmente per qualche istante guardiamo le cose come quella coscienza che riesce a vederle tutte assieme. E questa immagine in realtà è un quadro che ho in casa, che mi è stato donato da una mia paziente cieca, che dipinge quando ascolta musica, o a volte ascolta anche, l'ha fatto questo, l'ha fatto con, ascoltando una traccia di un mio CD, ma lo fa anche con la musica, lo fa con i profumi. Lei cieca dipinge quelli che chiama lei occhi di Dio, e quindi l'occhio di Dio probabilmente fa questo, e quando noi facciamo sinestesia ci autoregoliamo e diventiamo un po' Dio. Grazie dell'attenzione.